OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed Europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Ci siamo arrivati. Questo episodio sarà importantissimo. Questo episodio è da pelle d'oca, da brividi, da peli dritti. Subito l'Inter ed è anche iniziato il calciomercato. Abbiamo già qualche offerta per Ibra, qualche scambio in corso. Sono veramente teso. Ma prima di iniziare, come al solito, salutiamo l'ultimo live su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi ovunque e cliccate anche su tutti i canali di Brilles. Iscrivetevi da tutti, oggi anche alla The Giant. Però dopo che l'avete fatto, disiscrivetevi. L'ultimo like alla mia foto è di Jafar5059. Ecco qua, ciao Jafar, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ma ti prego, non esprimere nessun desiderio maligno. Ho fatto una battuta. Ragazzi, i titolari assoluti e poi speriamo di riprendere anche Fernando molto presto perché il Carbonero e Gnoguri non possono tenerle tutte. Ibra ancora dalla panchina perché ormai è sul piede di partenza. E a tal proposito vi ringrazio per tutti i commenti sotto l'ultimo video. Mamma mia, davvero, sono tesissimo come mai prima d'ora perché una partita del genere potrebbe riaprirci clamorosamente la strada in campionato. Dybala, fa andare Gnoguri, Gnoguri, prova a lanciare lungo, Munir, attenzione, Munir, allunga la squadra. Perché ha alzato la bandierina fuori gioco? Davvero? Ma come fa a essere fuori gioco? Murillo sul punto di battuta, gran palla di Murillo a cercare gli attaccanti. Copriamo abbastanza bene, c'è Romelu Lukaku che ce la prende per il fisico. Lukaku la protegge molto bene, poi dentro! Lukaku è un mostro, difficilissimo giocare contro questa Inter, chiude tutti i passaggi. Munir, vai, Munir puoi partire, puoi andare palla al piede, ma Murillo è fortissimo fisicamente. Quanta forza ha l'Inter a livello di fisico. Attenzione con Dobbia, che è stato vicinissimo a vestire la nostra maglia. Ancora Lukaku che la protegge sempre benissimo. Ancora Lukaku, il tiro, scuffetto. No, Lukaku è impressionante. L'Inter è troppo fisica, dobbiamo batterla in velocità per forza. Dybala riesce a portare via un pallone interessante. Attenzione, adesso ripartenza della Sampdoria. Dentro, per Munir. Attenzione, Munir, entrata in aria. Il tiro di Munir, Handanovic. Non potevamo pretendere troppo. Però vedi, questa è la giocata giusta per entrare. Grandissima palla di Kondogbia. Paduin prova a tenerla. C'è Dodò, che è l'ex. È nostro Dodò. Attenzione, Dodò la mette dietro. Ritorna, per fortuna il centrocampista. Abbiamo sbagliato tutto. Per fortuna ancora Gnoguri. Ci siamo, Yese, attenzione, la mette giù per Munir. Molto bene, Munir lo salta. Munir in velocità, allarga su Yese. Capitano vero, capitano la stoppa. La mette per Cuadrado. Un'occasione bella. Quando si accendono le fasce noi andiamo dentro. Velocemente, con forza, Paduin per Cuadrado. Cuadrado, la stoppa, la mette giù. Mamma mia, che bel cross. La palla ancora lì di Dybala, non riusciamo in qualche modo a metterla dentro. Ci siamo, siamo vivi. Yese riesce a recuperare la palla, c'è Dybala, la riperde. Arriva Gnoguri, non arriva in tempo. Non arriva per primo sul pallone, allora c'è Perisic che può andare, gran palla di Perisic di prima, vanno sempre di prima quelli dell'Inter. Dodò, adesso sull'esterno, Dodò, attenzione, ancora lui, Dodò si appoggia, aiuta anche a Tomo, ancora Dodò, Dodò la mette, oddio, scuffetto. Rugani esce molto bene, la palla è nostra, Carbonero, possiamo amministrare, ancora Carbonero, tunnel, serve Gnoguri, attenzione, è partito Gnoguri, lo vede Dybala, lo serve Dybala, Gnoguri in area, la mette giù, è in area, nell'area piccola, la mette dietro la parata, Munir, no, 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 che occasione è stata, colossale Munir, non puoi mangiartela così, non puoi mangiartela così, si è immolato il numero 2, chi è? Maledetto! Dybala dalla bandierina la mette, partito tutto da una sua apertura per Gnoguri e poi ormai facciamo gol. Il mio cuore si sta fermando, Zucanovic la mette giù, la mette dentro. E Munir, oddio la rovesciata di Munir! Cosa sta succedendo in questo secondo tempo? Handanovic al rinvio, ragazzi adesso bisogna crederci più che mai. Lukaku fa sportellate, vince sempre, sempre lui. Attenzione, c'è Dybala, è un 3 contro 2 adesso. Possiamo chiamare in causa tutti. E Paduin, perché Paduin? Allarga tutto su Yese, che palla incredibile. Terribile brutta, ma perché era Paduin lì? Vasco Regini, la tocca di testa. C'è Carbonero che deve andare. In qualche modo Yese la tiene viva Dybala. Dybala la stoppa, Dybala la mantiene. Dentro per Gnoguri, sempre loro due. Oh no, oh no, oh no. Per fortuna si è appoggiato Lukaku. C'è un buco incredibile di Dodò. Lo copre Paduin, c'è Dybala. Allarga tutto su Cuadrado. Cuadrado è partito, Cuadrado se l'allunga in velocità, Nakatomo non lo tiene. Ancora Cuadrado, ancora Cuadrado, sempre Cuadrado. La mette, il cross, è bello. C'è il giocatore dell'Inter. C'è Dybala, ancora Dybala, vede Yese, lo serve, Yese può accelerare, Yese va con la sua solita finta, straripante come al solito, Yese, la toccano, calcio d'angolo.
c'è Dybala dalla bandierina, Yese la viene a prendere, Dybala l'ha visto, Yese la stoppa e poi la mette, come sa fare solo lui, per Rugani, non riesce ad andare di testa, siamo ancora qui noi, Padoin in anticipo, e invece no, riparte l'Inter, contropiede dal calcio d'angolo, attenzione, una colossale occasione per noi e per fortuna che sarà lunga, Carbonero in fallo laterale, mettiamo su Ibra, Padoin di prima, fa andare, Quadrado, Ibrahimovic, c'è Dybala, Ibra, fa il velo, c'è Dybala, può andare Dybala, fa il su di fisico Dybala e poi si immola Andreolli, c'è Dybala che resiste alla carica, ancora Dybala, vede Verde largo, lo serve, gran palla di Dybala per Verde, e adesso c'è lo spazio, Verde, la crossa per Ibra di corsa, Ibra no, calcio d'angolo, offensiva, ultra offensiva, dobbiamo stare alti, no, la palla che arriva ai giocatori dell'Inter, attenzione, Padoin coprila bene, ti prego, no, saltato, via Bieni, la mette dentro, per Eder, in area Eder, la mette, per fortuna che non ci è arrivato Perisic, ma la palla è ancora buona, la può tenere Perisic, Perisic all'indietro, dobbiamo rubarla in qualche modo, fallo, no! Attacco totale, dobbiamo andare su ragazzi, dobbiamo andare su, Perisic la mette dentro, Zucanovic il tiro, perfetto, e adesso saliamo, ragazzi saliamo, dobbiamo andare, via così, per Daniele Verde, in ripartenza, l'uomo più avanzato è Ibra, ma Daniele Verde vuole andare sul fondo, Daniele Verde vuole andare al cross, Nagatomo ci chiude, fallo laterale, ma siamo ancora qui, siamo ancora vivi, stiamo ancora giocando, Zucanovic la stoppa, Zucanovic, ancora lui, Zucanovic, ce l'ha sul mancino, la mette, oddio, oddio, oddio cosa è successo? Oddio, cos'è successo? Ha sbagliato il cross e ha fatto gol! Ha sbagliato il cross e ha fatto gol! Non ci credo! Non ci credo mai! Zucanovic, deviazione, cross sbagliato! Oddio, Handanovic battuto! Fatemela rivedere per sempre Perisic, la tocca a lui! Perisic, c'è il mio nuovo idolo! Non ci credo, ragazzi! Non ci credo, che culo incredibile! Guarda, ma no! Ma non l'ha toccata Perisic! Ha proprio crossato male lui! Mamma mia, che cosa è successo? Che cosa è successo? Ho fatto gol con un cross sbagliato di Zucanovic nella partita più importante dell'anno. Sto male al 90esimo, non c'era più tempo, era scaduto. Finisce qui la partita 1-0. È successo l'incredibile, è successo l'incredibile. No, 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 vabbè ragazzi, io ancora non sto realizzando questa cosa assurda. E qui al 90esimo Zucanovic, che prende 8 punti di valutazione, fa una cosa del genere, no va bene, sono contento, sono contentissimo, ma nella mia testa questa cosa non può esistere. Attenzione ragazzi, perché il Valencia ha accettato Ibrahimovic e 10 milioni per Gonzalo Higuaín, e questo potrebbe essere un colpo Higuaín Dybala in attacco, un colpo! Offro anche 5 milioni per Vardy perché non si sa mai. Ragazzi, questo episodio parte veramente benissimo. Prima la vittoria dell'Inter al 90esimo, poi Higuaín quasi da noi. L'Inter ha anche accettato Ibrahimovic e 3 milioni per Lukaku e abbiamo visto di cosa è capace. Io sicuramente provo a fare anche l'offerta per Lukaku e poi decido bene. Beh, Moisander, direi che possiamo accettare il trasferimento all'Atalanta. Non lo so. Non lo so, forse abbiamo pochi centrali. Va bene, accettiamo l'offerta e vediamo di comprarne altri. Invece smettetela di chiedermi scuffette. Sanchez non vuole trasferirsi, ma che cazzo vuoi Sanchez? Dimmi che cazzo vuoi. Anche Morata, ma ascoltate, ma cosa volete? Venite nella città di Sampdoria a vincere il campionato. C'è la partita di Coppa Italia, direi di simularla assolutamente. Vai, la simuliamo, la saltiamo subito. Dybala, Munir e tutti a casa. Ciao, grazie, grazie mille. Higuaín ha fatto una controfferta. 180.000, 5 anni, giocatore chiave prima squadra. Io direi che te li do. No, ragazzi, ma Gonzalo Higuaín e Dybala, ma c'è, scherziamo. Tarrige rifiuta il contratto. Io riprovo a fare un'offerta per Romagnoli. Mamma mia, il Chievo che mi chiede Barreto. Qualcosina in più, almeno 2 milioni e 400 mila euro. Intanto il Leicester ha accettato la nostra offerta per Vardy, 5 milioni. Vardy sarebbe un gran colpo. Sarebbe veramente un bel colpo Vardy. Vediamo. Lukaku vuole più soldi, vacca lui. Sanchez ancora rifiuta. Invece in realtà Morata avrebbe accettato, quindi attenzione. Direi di abbandonare la pista Sanchez definitivamente. Vuole troppi soldi. Grazie Moisander, sei stato veramente gentilissimo. Un bacione. Oh, l'Arsenal ha accettato 8 milioni per Bellerin. Attenzione. E anche questo sarebbe un gran colpo. Vediamo un po'. E sappiamo tutti Bellerin che fine ha fatto. Attenzione ragazzi, perché anche Higuaín ha accettato l'offerta. Vardy invece vuole più soldi. Anche Lukaku ha accettato l'offerta. E va bene, accettiamo questi 2 milioni di euro per Barreto, va bene. Ragazzi, simuliamo anche la partita con l'Atalanta. Mi dispiace doverle simulare queste partite, ma sono troppo concentrato sul mercato. Poi dobbiamo vincerla questa qui. Attenzione, saltiamola. 4-1. No, Padoin si è fatto male. Il talismano no. 7 settimane. Padoin
Dai, ma vedi cosa mi succede a simulare le partite? Il giocatore più forte in assoluto, il più importante. Ah, niente, adesso dobbiamo per forza andare sul mercato per un difensore. Porca vacca. Bellerin ha accettato, attenzione, potrebbe essere decisiva questa cosa. Io ragazzi per adesso accetto Bellerin perché mi serve assolutamente un terzino destro. Benvenuto Bellerin in squadra. Devi sostituire il Pado egregiamente. E ragazzi, riuscirei anche a comprare il Pipita Higuain. Sono indeciso a livelli allucinanti se comprare Higuain o se comprare Lukaku. Mamma mia che indecisione. Lukaku diventerà fortissimo, ma Higuain lo è già. Cavolo, chi prendo tra i due? Higuain però mi ispira tanto. Fare Higuain Dybala, mamma mia che bello. Ragazzi, io so che forse faccio una cazzata, ma io voglio assolutamente comprare il Pipita Higuain. Ciao Ibra, grazie, sei stato gentilissimo per onorare la causa Sampdoria, ma abbiamo bisogno di altro. Dybala, dato che è andato via Ibra, si prende il 10, Higuain si prende il 9 e adesso abbiamo uno squadrone. Mamma mia, Higuain Dybala Cuadrado Jesus. Il posto titolare di Munir in pericolo? Direi proprio di sì adesso. E poi ragazzi, guardate, perché siamo pari al Milan e ha solo 3 lunghezze dall'Inter. E con Dybala e Higuain possiamo sognare. Com'è possibile? Ancora l'Inter? Com'è possibile? Perché? L'importante, ragazzi, però, è aver preso Higuain, aver preso Bellerin. E adesso andiamo a affrontare ancora l'Inter. Non ho capito perché, ma andiamo a affrontarla di nuovo. Ma non oggi, nel prossimo episodio. Io ve l'avevo detto, questo episodio sarebbe stato decisivo e lo è stato. Perché Higuain, la vittoria sull'Inter con un incredibile gol di Zukanovic. Abbiamo preso Bellerin, si è rotto Padoin. Abbiamo salutato Ibra. Però siamo più carichi di prima. Io ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Cazzo che voglia di giocare la carriera ancora.